Maestro, quanti sogni avventurosi sognammo sulle trame dei tuoi libri. La terra, il mare, il cielo, l'universo, per te, con te, poeta dei prodigi, varcammo in sogno oltre la scienza. Queste sono le parole di Guido Gozzano per Jules Verne. E io stasera voglio parlarvi del viaggio al centro della Terra. Questo è il romanzo originale. E dello spettacolo che nel 2019 abbiamo portato in scena con Graziano Piazza come protagonista. Io mi sono occupata della regia, Daniele D'Angelo delle musiche. Come altri testi che abbiamo affrontato nel tempo, Daniele ed io abbiamo lavorato proprio sull'innesto delle parole sulla musica. Questo sarebbe diventato un monologo raccontato da un Axel, cioè dal protagonista, che dovrebbe essere un ragazzo, in realtà ormai vecchio, quindi ripercorre tutte le tappe di questo viaggio al centro della Terra. E dunque, per evocare luoghi, spazi, tempi, che cosa c'è di meglio della musica, delle suggestioni musicali? E così è stato. Abbiamo proposto a Graziano di partecipare a questo gioco, in fondo. La regia me ne sono occupata io, come dicevo, e ho chiesto a Matteo Patrucco di elaborare una scenografia un po' particolare. Doveva ricordare un po' quei giochini, quei teatrini che avevamo da piccoli, forse addirittura i nostri nonni avevano da piccoli, di legno che si possono muovere semplicemente. Proprio perché l'evocazione doveva essere davvero una cosa un po' da favola. Del resto, il viaggio al centro della Terra è una favola. Non si può chiamare certo una favola di fantascienza, ma anzi il contrario, è una favola avventurosa scritta da un genio in realtà del racconto del perduto, insomma, del mondo perduto, di quello non mai esplorato anche, come appunto le leghe sotto i mari, 20.000 leghe sotto i mari, viaggi ovviamente immaginari. E proprio perché Verne cioè, raccontando la sua storia, passa da un qualcosa di assolutamente scientifico, in quanto lui elabora anche delle conoscenze scientifiche che arrivavano nel periodo. Il libro è stato scritto nel 1864, quindi stavano già arrivando delle notizie, no? Su come è formata la Terra, su tante cose, ma lui le elabora, quindi alcuni momenti, in alcuni tratti, parla veramente di cose scientifiche, insomma, non ha problemi di mostrare la propria erudizione, però poi improvvisamente va in altri luoghi totalmente fantastici, immaginari. E giustamente, quindi, come dire, la musica davvero dà una mano in questo senso. L'inizio del nostro racconto era l'arrivo di questo signore ormai attempato, insomma, che sedendosi su una meravigliosa sedia Chesterfield che avevamo trovato, inizia questa storia, racconta questa sua storia. Qui abbiamo addirittura un progetto di scenografia elaborato da Matteo Patrucco con tutte le stoffe, i materiali che avremmo usato per lo spettacolo, perché doveva davvero essere un po' una grande favola. È piaciuta molto ai bambini, ai ragazzi anche. Ad un certo punto si mostrava l'interno, il centro della Terra, come un insieme di cunicoli, di gallerie, e cominciavano a muoversi queste quinte mobili, appunto, mosse da un cosiddetto servo di scena, che era Nicola Pighetti, che è un tecnico, però è anche un attore, e si è concesso a fare in questo senso il servo di scena all'antica maniera, vale a dire portava in scena ciò che poteva servire all'attore protagonista per narrare questo suo viaggio. Il viaggio al centro della Terra. Ora, il viaggio al centro della Terra si sa perfettamente, è un viaggio iniziatico, è davvero in assoluto, come dire, è una potente metafora del cammino che ogni essere umano può compiere alla scoperta di se stesso, della propria identità. E tant'è vero che il protagonista è un giovane, un adolescente, innamorato di questa bionda Grauben. E inizia però questo suo percorso iniziatico quando lo zio Lidenbrock, un signore
ormai anziano, che però è vivacissimo, e nel momento in cui scopre un crittogramma all'interno di un vecchio libro che acquista, scopre questo crittogramma e vuole tradurlo, vuole poterlo tradurre e capire che cosa c'è scritto. Nel momento in cui capisce, insieme al nipote, che questo crittogramma era una mappa per arrivare al centro della Terra. E questo anziano signore coinvolge il ragazzo Axel, che non ha affatto voglia di andare al centro della Terra, ma lo coinvolge con la sua prepotente vivacità, con il suo entusiasmo, con questa energia incredibile, e riesce a convincere lo scettico ragazzo ad arrivare al centro della Terra. Naturalmente il racconto è lunghissimo, tutte le fasi del percorso sono narrate quando loro partono appunto dalla loro città, però poi arrivano in Islanda e ad un certo punto comunque arrivano al cratere da cui dovranno scendere per cominciare questo ingresso al centro della Terra Madre. Ora ribadisco il concetto della metafora, ma mi pare molto chiaro, no? Al centro della Terra Axel dovrà affrontare tutte le grandi paure. E questo, in questo senso è un viaggio iniziatico, nel senso che comincia innanzitutto nel momento in cui parte ad affrontare il grande tema della separazione. Si deve separare dalla Dolce Graube, per la quale peraltro compie il suo viaggio. In fondo è come un cavaliere che parte per un lungo viaggio in nome anche della sua amata, e proprio per diventare anche uomo, tant'è che Grauben stesso gli dice: tu tornerai uomo. Quando appunto comincia questa discesa, cominciano i pericoli, le paure, le grandi paure, la paura. È la paura innanzitutto della mancanza d'acqua, no? Che poi improvvisamente arriva. Il terrore del buio in cui si è soli con se stessi. La paura del labirinto. Il labirinto sicuramente come dire, è il simbolo del continuo peregrinare dell'uomo alla ricerca proprio della conoscenza, delle verità essenziali per dare risposte a quelle domande essenziali della vita. E io stasera voglio proporvi un brano del nostro spettacolo. Non ci sarà Graziano Piazza a farlo, ma lo farò io con il libretto che poi è stato anche pubblicato dal Nardini Editore. Un libretto che è la storia del nostro spettacolo, è il testo, come vedete rispetto al libro originale è molto più piccolo, durava un'ora e un quarto lo spettacolo. E quindi io vi voglio proporre la lettura di un capitolo, che è appunto quello del labirinto. E parlando del labirinto, elaborando il testo insieme a Daniele, ma anche a Graziano, che ha fatto un suo percorso di iniziazione come essere umano, quindi mi ha molto aiutato nella ricerca di qualche suggestione altra, vale a dire, noi abbiamo immesso nel testo di Verne, abbiamo immesso dei pensieri di grandi filosofi, di scrittori. Nel pezzo che vi proporremo, noi inizia proprio con una citazione. Ce ne sono ben tre o quattro di citazioni nel testo. Innanzitutto c'è questa citazione abbastanza. L'abbiamo trovata e ci sembrò veramente perfetta. È di Kern e parla proprio del labirinto. Nel labirinto non ci si perde, nel labirinto ci si trova. Vabbè, questo lo sentirete tra poco. Quindi iniziamo già con una citazione. All'interno poi c'è un piccolo brano di Rumi, del grande poeta persiano del 1200. Per finire poi, anzi, due brevissime frasi di niente po' di meno che Eraclito. E questo per dirvi che all'interno di questo nostro lavoro, nel momento in cui elaboravamo il testo, ci siamo resi conto che ci sarebbe piaciuto davvero introdurre pensieri anche da altri momenti, altre epoche. Del resto,
questi cammini iniziatici sono tanti. I più grandi pensatori, i più grandi filosofi, i più grandi poeti li hanno compiuti, pensiamo a Dante, ma a Virgilio, insomma, chiunque. Perciò c'era da prendere a piene mani dal bagaglio di cultura e di letteratura che noi oggi abbiamo a disposizione. E quindi ecco, volevo dirvi che questa esperienza di regia del 2019, compiuta appunto con Graziano, mi ha dato molte soddisfazioni. Ci siamo divertiti e mi pare abbiamo anche fatto molto divertire il pubblico. Adesso io mi sposto in sala di registrazione e proverò a leggervi questo capitolo del labirinto, appunto, tratto dal viaggio al centro della Terra. Buona visione. Nel labirinto non ci si perde, nel labirinto ci si trova. Nel labirinto non si incontra il Minotauro. Nel labirinto si incontra se stessi. Quando ci rimettiamo in marcia, io cammino avanti con una delle due lampade di Runcorf. Seguo il ruscello d'acqua che paragono a un genio familiare che ci accompagna dentro la terra. Esamino gli strati di granito. Quando, ad un tratto, voltandomi, mi accorgo di essere solo. Torno sui miei passi per forse un quarto d'ora, guardo avanti, nessuno. Chiamo, nessuna risposta, comincio a sentirmi inquieto. Risalgo per un'altra mezz'ora, mi metto in ascolto per capire se mi stanno chiamando. Ma un silenzio straordinario regna nella lunga galleria. Una tremenda stretta al cuore. Guardo sotto i miei piedi. Il ruscello non c'è più. Ero in un labirinto e il filo di Arianna era sparito. Salgo ancora, addentrandomi in passaggi che non ho certo mai percorso, arrampicandomi per pendenze che non ho mai disceso, risalendo cunicoli in cui non sono mai entrato. Finché al termine di una galleria più larga, che mi ha riempito di speranza, non trovo la strada sbarrata da insuperabili macigni. Torno indietro come inebetito, vago per mille altre diramazioni di quel labirinto inestricabile, cadendo, rialzandomi, arrampicandomi di nuovo. Poi la luce della lampada comincia a diminuire e un nuovo terrore si aggiunge a quelli che già mi riempiono il cuore. Qualcosa si è guastata, non c'è dubbio. E la luce della serpentina continua, continua a calare. Perdo la testa, mi metto a fuggire alla cieca, ora salendo, ora scendendo, a tentoni, correndo attraverso la crosta terrestre, chiamando, gridando, urlando, sanguinante per le cadute, per gli urti contro le rocce. La via in salita, la via in discesa, sono un'unica cosa. Perdo la testa, mi metto a fuggire alla cieca, ora salendo, ora scendendo a tentoni, correndo attraverso la crosta terrestre, chiamando, gridando, urlando, sanguinante per le cadute, per gli urti contro le rocce. Dopo parecchie ore, allo stremo delle forze, inciampo per un'ultima volta e finisco qui, perdendo i sensi. Svanisco al mondo. Grauben, mia piccola Grauben, non ci rivedremo mai più. Se stai cercando la dimora della tua anima, tu sei anima. Se stai cercando un tozzo di pane, sei pane. Cerca di capire ciò che ti sto dicendo. Ogni cosa è là dove sei tu. Sogno. Si sta avvicinando un temporale. Tuoni, ma non vedo i lampi. Apro gli occhi, mi sveglio.
Il buio è assoluto. Sento gli echi del tuono, una specie di brontolio lontano nelle gallerie. Poi un violento fragore si ripercuote in tutte le direzioni. Esplosioni sotterranee, penso. Aspetto, trattengo il respiro. Poi il suono di parole vaghe, lontane, indistinte. Aiuto! Aiuto! Grido e attendo, ma non sento nulla. Poi è fortissimo, quella specie di tuono che mi aveva svegliato dal torpore. Colpi di fucile, penso, il cui suono mi arriva a riflesso e amplificato attraverso le pareti dei cunicoli. Zio! Zio Lidenbrock! Zio Lidenbrock! Axel! Axel, dove sei? Sono qui, zio! Perduto! Nella più profonda oscurità! Immortali, mortali, mortali, immortali, viventi la nostra morte e morienti la nostra vita.